Rosanna, 22 anni di buona cucina. 22 anni di esperienze fatte così alla buona, diciamo. Perché trattoria dell'amicizia? Perché io ho tanti amici e qui dentro me ne sono fatti altrettanti, veramente. Il nome mi piaceva, mi ha portato abbastanza bene e così, è andato avanti così. Chi viene alla trattoria dell'amicizia? Vengono anche dall'estero, naturalmente. Vengono dall'estero, vengono in tanti, vengono gli stranieri, i tedeschi. Ho sei libri di gente che ha lasciato il suo messaggio, pensi. E ce n'ho veramente da tutto il mondo, da Tokyo, da tutta l'America, gli Stati Uniti, Argentina, Messico, Cile, Brasile, Germania, Londra, un po' da tutte le parti. Qual è il complimento più bello che ne hanno fatto? Mi piace la tua simpatia e la tua, cioè proprio normalità. Però gli inizi non sono stati così facili. No, gli inizi sono stati duri, gli inizi sono stati abbastanza tristi, perché i primi 2 anni vedevo 5-6 clienti alla settimana, 7, dicevo a mio marito, mamma mia, qua andiamo a rotoli, quei pochi sudori che abbiamo messo qui dentro ce li mangiamo tutti. E poi poco per volta, sa com'è, poi con l'aiuto anche del marito, che anche se non le piace mi sta al bar, della figlia, ha fatto la scuola alberghiera, ha avuto i suoi problemi di incidenti, via dicendo. Io sono triste anche perché ho perso un figlio che mi aiutava. Però questo mi ha dato la forza di andare avanti, di continuare e di dire lo faccio per loro. Quali sono i piatti più richiesti? Beh, i piatti più richiesti sicuramente i salamini della casa Sott'Olio, che sono lì nel barattolo, la carne cruda, l'insalata di carne cruda, il mio vitello tonnato che gli stranieri dicono che lo mangiano solo da me così. Quindi cucina piemontese, sì, doc. Tipica, sì, tagliatelle, ravioli fatti a mano. Una specialità della casa che è la tuma fritta, d'inverno minestrone di trippe e ceci, bagna cauda, peperoni e poi tante cose. Comunque non facciamo una cucina tipo elite alla francese.